Recentemente su Twitch ho proposto una challenge tutta nuova. Su Pokémon Rosso Fuoco ho infatti tentato di catturare Mewtwo a full vita con una Pokéball, impresa che mi è riuscita dopo 43 minuti con l'utilizzo di 150 Pokéball e con una probabilità che il Pokémon entrasse dello 0,4%. Ora il fatto però è che quell'idea trae origine da un'altra intuizione, che è questa: tentare di definire quale sia la cattura più difficile di ogni gioco Pokémon. Prima di procedere però con i numeri, occorre mettere a fuoco bene il nostro obiettivo per evitare fraintendimenti. Noi stiamo cercando di determinare quale sia la cattura più difficile, non il Pokémon più difficile da catturare. Voglio cioè definire le condizioni peggiori possibili per eseguire una cattura su uno dei 900 Pokémon ad oggi esistenti. E benché nel nostro ragionamento i Pokémon avranno un loro valore, non saranno tuttavia l'unico fattore a essere preso in esame. Cominciamo allora a porre alcune condizioni che sono riconosciute all'unanimità quando si esegue una cattura come peggiori. Tutti i Pokémon saranno considerati a full vita e privi di status, mentre per quanto riguarda le Pokéball prenderemo in esame la peggiore utilizzabile in un determinato contesto. Ciò che invece nel calcolo non verrà considerato è la rarità dei Pokémon. Questo significa che Pokémon come Raikou e Entei e Suicune non verranno considerati in quanto Pokémon vaganti, dato che questa è una caratteristica che ne connota più la rarità che la difficoltà in sé di essere catturati. Al contrario invece le mosse dei Pokémon che avremo davanti giocheranno un determinato ruolo. Inoltre, come ultima regola di questa nostra analisi, ovviamente un Pokémon per essere difficile da catturare deve essere catturabile. Dunque nel video non verranno considerati quei Pokémon che non sono in alcun modo catturabili sia a livello di script che a livello meramente matematico. Durante il video vedrete alcuni esempi di quello che sto dicendo. Detto questo, sperando di aver chiarito le basi del nostro discorso, direi di cominciare. Il primo passo è indubbiamente quello di identificare tutti quei Pokémon che possiedono il catch rate più basso possibile, che per chi non lo sapesse ammonta a 3. E per essere completi vi spiego anche brevemente che cos'è il catch rate, senza essere esaustivo. Sostanzialmente si tratta di un valore assegnato ad ogni Pokémon che, inserito in una formula, permette di determinare la probabilità che il Pokémon venga o meno catturato. Ovviamente parlando di formule, questo non è l'unico dato, ma essendo un moltiplicatore, un Pokémon con un catch rate meno alto sarà molto più difficile da catturare. Ora, di tutti i Pokémon che possiedono il catch rate più basso possibile, che abbiamo detto essere di 3 e che sono una sessantina, solo 45 sono effettivamente catturabili in un gioco Pokémon senza essere stati nel tempo distribuiti a destra e a manca. E dunque ci concentreremo solo su questi, che al di là dell'eccezionale caso di Beldum, Metang e Metagross, sono tutti Pokémon leggendari o misteriosi. Escludo a priori tutti quei Pokémon con catch rate più alti, perché l'ampiezza di probabilità che il catch rate più alto determina rispetto a uno più basso sono veramente abissali. Vi basti pensare che Volcarona, nonostante sia uno dei Pokémon più difficili da catturare al di là di quella sessantina di Pokémon già identificati, con un catch rate di 15 e a full vita è oltre 3 volte più facile da catturare rispetto ad un Mewtwo nelle stesse condizioni. Bene, ora che abbiamo una lista di 45 Pokémon, è il momento di focalizzarci su quelle generazioni che rendono le catture più difficili, o in alternativa a quelle che consentono, tramite dei mezzi alternativi, di rendere una cattura molto più proibitiva. Le generazioni che hanno una formula di catch rate che genera le probabilità più basse sono la terza e la quarta. Ma c'è un'altra generazione che, benché sulla carta renda le catture più facili, allo stesso tempo permette di renderle enormemente più difficili grazie ad una specifica ball. Sto parlando della settima generazione e dell'Uchiball, una Pokéball che, se non utilizzata contro un'ultra creatura, crea un moltiplicatore dello 0,1%. E proprio a proposito di questa Pokéball, ci tengo a fare un excursus sulle Gigamax. Nessun Pokémon di ottava generazione presenta un catch rate di 3, neanche i leggendari. Solo le Gigamax evento, qualora venissero incontrate nei raid di qualcun altro, presentano un valore così basso. E il fatto che anche in Pokémon Spada e Pokémon Scudo sia reperibile un Uchiball ci porta di fatto a credere che le Gigamax vadano inserite in quei 45 Pokémon che abbiamo ormai citato più volte. Ma la realtà è che la cattura nei raid viola un principio fondamentale che abbiamo citato a inizio video. Il Pokémon Gigamax sconfitto nei raid verrà infatti conteggiato al momento della cattura come un Pokémon ad un PS, con il risultato di alzare notevolmente la probabilità di cattura. Non essendoci dunque possibile, per via di script del gioco, catturare una Gigamax a full vita, queste ultime non possono essere paragonate a quei 45 Pokémon che abbiamo già citato a full vita. Detto questo, abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi su 3 generazioni, e dunque sulle rispettive catture eseguibili nei giochi che le riguardano. Partiamo dalla settima. In questa generazione dei 45 Pokémon citati, 40 sono ottenibili mediante Uchiball. Con una percentuale di riuscita della cattura con il Pokémon a full vita e privo di status dello 0,1%.
1,28%. Ora, da un punto di vista meramente matematico, la nostra indagine potrebbe concludersi qui. Di fatto, a livello meramente probabilistico, sono questi 40 Pokémon i Pokémon più difficili da catturare su Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna. Ma se dovessimo scegliere un Pokémon più difficile degli altri per un motivo, quest'ultimo per me sarebbe Giratina. Posto infatti che i nostri Pokémon sono a full vita e dunque l'utilizzo di riprese da parte dei leggendari è sostanzialmente inutile, e posto che in questo caso le bestie leggendarie non hanno boato, la mossa oscuro tuffo di Giratina è quella che potenzialmente può creare più problemi, perché di fatto disabilita di un turno l'utilizzo di Pokéball, cosa che ovviamente per tutti gli altri Pokémon non accade. Certo, la differenza verso gli altri Pokémon è estremamente labile e non si può definire esattamente quanti turni oscuro tuffo fa perdere al giocatore, perché di fatto tutto è nelle mani della CPU, ma sta di fatto che è l'unico dato sul quale possiamo basarci per trovare un Pokémon da contrapporre a quello che tra poco vi mostrerò. È infatti il momento di tornare in terza e in quarta generazione, e siccome queste ultime presentano le stesse formule di catch rate, verranno considerate come un unico gruppo. Essendo di un'epoca ovviamente anteriore rispetto a Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, queste generazioni ospitano un totale di 27 Pokémon sui 45 citati catturabili. Inoltre, come ben sappiamo, in queste generazioni la Uchiball non era presente, con il risultato che dovremmo accontentarci di una semplice Pokéball. In questo modo, i Pokémon citati in precedenza, e che lo ricordano tutti i catch rate di 3, hanno una probabilità di essere catturati dello 0,42%. Di fatto il 50% in più rispetto ai Pokémon di Ultra Sole e Ultra Luna con Uchiball. E nemmeno la Pesoball, che specificatamente in Pokémon Heart Gold e Soul Silver è stata clamorosamente depotenziata, riesce ad abbassare ulteriormente questa soglia. Questa ball infatti abbassa il catch rate di un Pokémon di 20 qualora non raggiunga un determinato peso, che per quanto riguarda i remake di seconda generazione è di 204 kg. Eccetto per Pokémon Sole e Luna però, se negativo, questo catch rate in tutti gli altri giochi verrà ricondotto al valore di 1, che comunque in terza e in quarta generazione porterà alla stessa identica soglia precedente di 0,42, che però causa proprio l'effetto della Pesoball non varierà qualora diminuissero i PS. Oggi sono in vena di Excursus, quindi eccovi una piccola chicca che ho scoperto riguardo alle Pesoball. Un attimo fa ho detto che il catch rate negativo creato dalla Pesoball viene riportato a 1 in tutti i giochi eccetto Pokémon Sole e Pokémon Luna. In questi titoli infatti, qualora il catch rate di un Pokémon dovesse essere portato ad un valore negativo, il gioco ricondurrebbe quest'ultimo non al valore di 1, ma al valore di 0, rendendo la cattura di un Pokémon matematicamente impossibile. In Pokémon Sole e Luna, e solo ed esclusivamente in questi titoli, quindi nemmeno in Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, ci sono dunque 5 Pokémon che tecnicamente e praticamente sono incatturabili. E parlo di Beldum e dei 4 Tapu. Chiaramente si intende incatturabili qualora si utilizzasse una Pesoball. E ovviamente ciò mette questo specifico caso fuori dai giochi per quanto riguarda il video. Ma era una curiosità che credo sia molto interessante farvi notare. Tornando a noi, i famigerati Pokémon di terza e quarta generazione hanno una probabilità di essere catturati dello 0,42%. Un valore non così lontano rispetto a quello dei Pokémon di Ultra Sole e Ultra Luna con la Uchiball, ma pur sempre minore. Come fatto però con il caso della settima generazione, tentiamo di eleggere uno di questi 27 Pokémon a campione di terza e quarta generazione, per permetterci di confrontarlo più agevolmente con il Pokémon di settima, che è Giratina. Non credo vi stupirà sapere che in questo caso il ruolo in questione è occupato dalle tre bestie leggendarie, Raikou, Entei e Suicune. Il Giratina di quarta generazione infatti non è stato nemmeno preso in considerazione, dato che il Giratina di Ultra Sole e Ultra Luna si può valere dell'Uchiball. Mentre tutti gli altri Pokémon, anche quelli vaganti, non avevano di fatto alcuna dinamica particolare per quanto riguardava la cattura in sé. Entei, Raikou e Suicune invece, sia in terza che in quarta generazione, conoscono Boato, che permette loro di porre fine alla lotta. E ciò che è più rilevante è che lo utilizzeranno appena possibile con certezza assoluta. Questo fattore dovrebbe però riportarci in antitesi a ciò che abbiamo detto per Giratina. In quel caso avevamo detto che Oscuro Tufo bloccava sì il lancio di Pokéball, ma non sapevamo per quanto. E soprattutto non sapevamo quante volte, perché è tutto in mano a una CPU, che decide in base a mille fattori, tra cui il Pokémon che abbiamo davanti. Con le bestie leggendarie invece possiamo sapere di più. E ciò ci è possibile grazie all'effetto di provocazione in questi giochi, che come saprete sicuramente è una mossa che impedisce a chi ne ha affetto di utilizzare mosse di stato, costringendolo ad attaccare.
Ora in quarta generazione l'effetto di provocazione oscillerà tra i 2 e i 5 turni, con il risultato che un Entei Affetto ci costringerà a sprecare un turno ogni 2-5 turni, turno che andrebbe sprecato ovviamente per risettare la provocazione. Ma in terza generazione addirittura abbiamo la certezza che ogni 2 turni terminerà l'effetto di provocazione, con il risultato che nel terzo dovremo riutilizzarla certamente per non perdere la cattura. E allora in questo caso possiamo arrivare a fare una distinzione tra la terza e la quarta generazione, specificando che il Pokémon più difficile da catturare in queste due sia un Entei, un Raikou, un Suicune che sia, in terza generazione e dunque ottenibile su Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Abbiamo dunque individuato due Pokémon, Giratina in Pokémon Ultrasole e Ultraluna e Entei in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Il primo, considerato l'effetto dell'Uchiball, può arrivare ad una probabilità di essere catturato dello 0,28% e occasionalmente potrebbe far perdere dei turni al giocatore. Il secondo invece, pur con una probabilità più alta dello 0,42% e dunque del 50% rispetto a Giratina, farà sistematicamente perdere al giocatore il 33% dei turni disponibili. Ora è logico che arrivati a questo punto definire quale sia matematicamente la casistica più complicata è impossibile. Per come la vedo io si può giusto andare a sensazione. Personalmente trovo che la variazione della probabilità tra i due Pokémon in questione sia tutto fuorché abissale in questo caso e che di contro avere la certezza di perdere il 33% dei turni sia matematicamente molto più convincente. Ha intuito dunque assegnerei il primo posto Entei, Raikou e Suicune in terza generazione. Ma questo è tutto fuorché un parere oggettivo. Quindi facciamo che dopo secoli vi lascio un sondaggio in alto a destra per votare quale secondo voi sarebbe il più complicato. Il Giratina di Pokémon Ultrasole Ultraluna o l'Entei di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia? Simbolicamente lascio a voi e alla democrazia in un certo senso il voto finale. Detto questo io mi auguro che il video vi sia piaciuto, se è così ovviamente vi invito a lasciare un like, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!